Che io ho un po' di paura! Sicuro, sei sicuro che il tesoro sia a questa parte? Per forza da quella parte, Espi. Cioè, le mappe dicono quello, è di lì ed è bello grosso, Espi, molto succulento. Sì, ma siamo in un tempio segreto e questa è sicuramente una trappola. Cos'è che devo fare, scusami? Superarla, Espi. Ti butti sopra. Se la superi bene, se non la superi... Ok, ho un'idea. Io corro perché sicuramente il pavimento crollerà, quindi sbrighiamoci. 3, 2, 1. Corri, Luca! Ah, oddio! Cosa diavolo? Dove diavolo? Dove diavolo siamo finiti? Cos'è sto postaccio? Ma come non era una trappola? Tutto... Ma siamo entrati, mi sa, all'interno del tempio. Guarda, è tutto buio, non si vede nulla. Buio sì, qua. Sono due frecce che guardano l'una all'altra. Oh no. Oh, almeno c'è la torta. Mi sa che ci sono un po' di puzzle. Credevo fosse più semplice, ma... Sì, ma il problema, Luca, è che abbiamo fame. Mi sa che è una sfida a tempo questa. Se non riusciamo... È vero, c'è la torta. Ma è soltanto metà torta e per il resto moriremo di fame. Dai, Luca, datti un'occhiata intorno. Allora, pensa, in fretta. Cosa c'è lì sopra? Una leva? Qua c'è tipo... C'è un filo. No, c'è un filo che fa scattare qualcosa, forse. Ma dobbiamo trovare... Non fa scattare niente. È incompleto. E allora bisogna guardarsi intorno. Sicuramente c'è un pulsante. Eccolo qua. Un pulsantino. Ha fatto qualcosa. È così buio che non vedo nulla. Cos'è stato? Ripremilo. Ho sentito un pistone. Ripremilo. Ok, premuto. Ah, c'è una leva qui. Ho sentito qualcosa qui sulla... Aspetta. Qua. Cos'hai trovato? Una cesta segreta? C'è una lettera. Ma c'è della terra qui. Di solito sono inutile, ma quando non c'è il pavimento ho uno scopo sotto la superficie. È un indizio? La terra di solito è inutile, ma è utile sottoterra perché è terra. Non lo so, sono confuso, Luca. Aspetta però. Cosa? Ah, ho capito. Vedi queste fessure, queste crepe nel pavimento? Secondo me devo buttare la terra in una di queste. Spostati un attimo. Sei impazzito? Ma vada, io mi lo risolvo. Funziona. Fammi provare, ce n'è un'altra anche di qua. Secondo me dovremmo puntare al polo nord. Sei sicuro, Luca? Porca miseria, ma è impossibile sta cosa. Aspetta. Ha funzionato. Ah, ce l'ho fatta. Erano tutte e due le frecce verso l'alto, hai visto? Non erano le frecce, è la mia terra che è andata a finire con questo buco. Sì, sì. Ma smettila, le frecce non c'entrano nulla. Qua il filo. Devo qua. Mettere il filo qui. Adesso possiamo attivarlo. E ora? Cosa ha fatto? Guarda, ha droppato una leva. E mi sa di aver capito che la leva va qui. Boom! Guarda la luce! Finalmente! È enorme! Oh no, che cos'è questo posto? Questo è il tempio segreto che stavamo cercando, Luca? Mi sa che siamo al centro del tempio, Espi. Allora, Luca, a questo punto tieni gli occhi aperti. Dobbiamo capire come funziona sta cosa. Esatto, li ho visti anch'io. È pieno di pulsanti qua sopra. Poi c'è questa cosa. Le torte sono buone, si possono mangiare. Hai ragione, ma c'è passata la fame. Mi sa che questa quindi non è una sfida a tempo adesso. Cosa? L'ho preso! Cos'è che è successo? È stato questo pulsante qua, mi ha dato questo. Perfetto, ma cosa dobbiamo fare con questi pezzi? Guarda lì sotto. Cosa c'è? Altri due colori. Altri colori ancora. Sì, ma cosa dobbiamo fare con questi colori? Qua c'è scritto che ci servono 8 colori. Sì, ma cosa ci facciamo? Li buttiamo nel pozzo? Li buttiamo? Sì. Ma davvero? Sì. Vediamo. Ok, allora 3 li abbiamo trovati. 3 trovati, ne mancano 5? Assolutamente, Luca. Dai. Allora, decifriamo l'enigma della piramide. Non è una piramide, è un tempio, però vabbè, siamo là, insomma. Stessa cosa. C'è dell'acqua anche... Espi, cos'è premuto? Io niente, sono corso a questa parte. È la mia intelligenza, comunque apre tutte le porte. Cos'è che abbiamo? Andiamo... Dov'è di là, io di qua? Va bene. Ok, da questa parte c'è un ascensore d'acqua. Niente di particolare, però. Ok, c'è un corridoio, Luca. Tu come sei messo? Sei morto? Io ho trovato... Aspetta! Io ho trovato altre frecce! Come funziona sta cosa? A me lo chiedo. Non capisco. Aspetta! Luca, mi sa che ho inavvertitamente trovato un diamante. Ti aspetto per esplorare di qua. Perché è un po' un casino. Ho trovato un diamante. Un diamante? Ho ruotato una delle frecce. Ci sono anche i segreti. E l'ho messa esattamente come l'avevamo trovato prima all'inizio. Dove sei? Ma dove sei? Vieni qui, c'è una parte enorme. Ti sto aspettando. Ok, arrivo. Magari rimango intrappolato. Aspetta. Non so nuotare bene. Guarda. Ma cos'è sta cosa? Qui?
Poi di qua c'è questa stanzina piccolina che boh, non capisco cosa porta. Perfetto, ma è tipo una combinazione. Dobbiamo azzeccare la combinazione. Qua c'è un 6. Oh, allora dobbiamo tirare la leva numero 6, mi sa. Ma nel frattempo vediamo se ce ne sono altri di questi foglietti. Qua c'è un 3. Ok. Oh, qua c'è una chest. Lasciali dove li trovi. Una chest nascosta. Come lasciali dove li trovo? Eh sì, magari ero del... non so, un significato. Io ormai li ho presi, Luca. Non so cosa farci. Guarda. Ecco, hai rovinato tutto il puzzle. Ho trovato un 9, un 6, un 1. Tu cosa hai trovato? Un 3? E di qua ce ne sono altri. Qui c'è un 3. Perfetto. E qua ce n'era un altro che è un 5. Ottimo. Beh, dai, insomma, siamo messi abbastanza bene. Non penso. Ma che stupidi sono. Leve non sono pulsanti. Allora, il 5. Tre. Poi cos'è? L'1, il 9 e il 6. Quindi 6, 9. 1. E 1. Vediamo. E l'abbiamo azzeccata. Era questa combinazione giusta. Guarda, due colori. Perfetto. Uno io. Ok. E adesso dobbiamo buttare all'interno del pozzo dei desideri. Oh, attento. Ma scusa, ma tu attivi le trappole senza nemmeno pensarci. Ah. Ma è ovvio che si torna indietro. Ok. Quanto siamo? Uno. Non lo so. Penso che ce ne manchino altre tre. Ce ne mancavano cinque prima. Cinque meno due, tre. Allora sì. Quindi dobbiamo premere altri pulsanti. Qua c'è qualcosa. Ma dai, guarda cosa c'era qui. Oh. Ma c'era una chest con due colori. Ce ne manca soltanto uno allora. Ne manca uno. Oh, dannazione. Diamo un'occhiata intorno. Oh, qua ci sei stato? Dove sono stato? Sì che sono stato lì, mi pare. Oppure ci sei stato tu. Ok. C'è un pulsante. L'hai premuto? No che non l'ho premuto. C'è un pulsante veramente. Ma allora. Oh, cosa ha fatto? L'hai premuto? Fammi dare un'occhiata. Cosa ha fatto sta roba? Vediamo. Niente, mi pare. Non ha fatto niente. Guarda. Blu, bianco, grigio, giallo, nero, rosso. Qui non c'era la lava prima, al posto che contare i colori, Luca. Eccolo qui! L'ultimo colore mancante è il giallo. Sì, per fa... Perché guarda, era qui il giallo. Ah, capisco, ma quindi corrisponde tutto. Abbiamo messo tutti i colori. Cosa è successo? Qualcosa di particolare? Sì. Mi sa che dobbiamo rimanere qui per sempre. Ma cosa rimanere qui per sempre? Apri gli occhi, Luca, ma... aspetta. È la fine. Ma da qui siamo arrivati. No, Luca, è quella l'uscita. Allora, qui c'è camera qui. Mia. Ma cosa camera tua? Ma non inizia... Vuoi vivere qui per sempre? Dai, dacci una mossa. Attento, ci sono le pressure plate. Oh, cosa c'è qua? Un altro diamante. Ma non è che i diamanti sono importanti per qualcosa? Ci stiamo avvicinando, Espi, lo sento. Sento anch'io odore di oro. E di biscotti, dorati. Oh, cos'è sta cosa? Ma salve! Vabbè, ma è enorme! Ma cos'è? Ma questo è il tempio principale, mi sa! Aspetta, qua c'è subito una leva! Guarda, quanto è grosso sto posto! Hai visto che c'è una chest lì in alto? Aspetta, prima voglio prendere la chest! Com'è che si fa a prendere sta chest? È impossibile! Aspetta, vabbè, a questo punto inizio dalla leva, voglio vedere se... ah, nessuna esplosione, pensavo di morire! Un orologio e un diamante! Allora, datti un'occhiata intorno. Oh, hai visto? Ci sono tipo delle statue enormi qui. Tipo questa è la statua di un mago con qualcosa in mano, con un cristallo dell'End in mano. E questa ha tipo uno scudo e una spada, hai visto? Oh, questa è la statua di un guerriero, penso. Sì, ma non so se ci possono aiutare a capire come andare avanti. Aspetta, e ci sono anche delle leve qui. Ah, il mistero si infittisce. E questo ho visto prima. Guarda qua. Giallo, marrone, rosso. Giallo, marrone, rosso. Giallo, vai. Rosso. Ha fatto qualcosa? Penso che abbia... si è aperto per caso lì qualcosa, lì in alto? Oh. O no? O mi sbaglio? No, era già aperto lì. Qua c'è un pulsante però. Premuto? Perfetto. Apriamo gli occhi, deve essere cambiato qualcosa. Perfetto, sì, ma non succede niente. E allora, Luca, io direi di... aspetta! Si è aperta una scala segreta, altro che... guarda qui! Guarda qui, va in basso! È pieno sto posto di cose segrete. Guarda! Ok, mi sa che... forse abbiamo trovato la sala del tesoro, Luca, è questo? Questo è un sarcofago! Ah, che schifo! Ah, un diamante! Allora sono sì. Vabbè, non è finita! Non è finita, guarda! Cos'hai trovato, Luca? Un pulsante controlla segreto! Controlla sempre dietro! Qualcosa di nuovo? Zero? Veramente? Vabbè, perché i pulsanti che premogliono non fanno niente? Vabbè, Luca, sei fortunato, o meglio, o sfortunato, non lo so. Facciamo un resoconto, Espi, quanti diamanti hai? Ho ben 5 diamanti, ma non so se ce ne siamo perso qualcuno. Dobbiamo completare. Io ne ho 6. Come ne hai 6? Hai 6 diamanti? Magari qua... Oh, non ho trovato un diamante, ma ho trovato qualcosa. Pulsante. Lo premiamo? Boom! Ha fatto qualcosa?
ho sentito dei pistoni muoversi, quindi qualcosa è successo. Cos'è sta roba? Ma non potevano fare un pochino più semplice? Cioè, è difficile lo stesso. Beh, se fosse semplice l'avrebbero già preso tutto il tesoro, Esper. Hai ragione, anche questo è vero. Io ci sono, se vuoi te lo passo. Vabbè, prendilo tu, che di cosa si tratta? Un meccanismo particolare. È un diamante. Un diamante? Vabbè, dai, non è male, ne abbiamo sei così. È un diamante. Allora, aspetta, tu quanti diamanti hai? Siamo a metterli? Forse sì. Due, sei, sette. Mi sa che ne manca uno. Oh no, perché si trovano anche dietro, magari ce lo siamo persi dietro. Allora non ti preoccupare, facciamo una gitarella veloce e ne troviamo subito un altro. Vai. Hai guardato qui, Luca, che vedo che c'è. Dove? Ecco qua, era nascostissima questa chest. Dai, vieni qua, sono nel corridoio finale. Tu dove stavi cercando, dannazione? Era nella prima stanza. Ehi, nel corridoio enorme, questo qui, magari era qua in qualche... Arrivo subito, col diamante finale. Sono veramente curioso di capire che cosa si sblocca. Dai che si apre tutto, dai che ci dà il super tesoro. D'accordo, allora, boom! Wow, incredibile, non ha fatto nulla. Aspetta. Lo so io, vieni. Che cosa? Guarda, vedi qua sotto? È dove si va qua. È per forza quel pulsante lì che non ha fatto niente. Il sarcofago di prima, dici il pulsante vicino al sarcofago, ok, Luca, prendilo. Stai a vedere, dimmi se fa qualcosa, magari lo premere più volte. Vado? Vai! Via! Ho fatto qualcosa... Oh no? Luca, mi sa che abbiamo fallito l'altra volta, è un fiasco incredibile. Secondo me ci va messo... Davvero? Ci va qualcosa qui sopra, un pulsante, una leva da tirare per completare tutto quanto. Dici? Potrebbe, cioè è un po' strano il blocco d'oro al centro. Ci stiamo perdendo qualcosa, Espi, qualche piccolo dettaglio. Questo pulsante forse... Ma, e se provassimo a ruotarli questi, scusami? Magari sì, qualcosa... Potrebbe essere un'idea. Prima con le frecce ha funzionato, eh? Tutti al centro? Tutti al centro, Luca, mi pare la cosa più logica da fare. Provo il pulsante adesso. Vai, usa il pulsante. Incrociamo le dita. Oh, eccolo qua. È andato? Davvero? Sì, assolutamente. Aspettami. Non ti preoccupare, ti aspetto. C'è un passaggio segreto che si è aperto qui sotto. Andiamo. Piano può essere pieno di trappole. Allora, c'è qualcosa. Un'altra stanza piena di torta. È la stanza del tesoro. Come la stanza? Anzi, no. C'è scritto. C'è un indovinello. Il tempo devi sacrificare se vuoi che io ti lasci passare con tre... Aspetta! Ma ho capito la soluzione, l'orologio! Ma come ho fatto? Ma ecco cosa serviva, che mi chiedevo cosa servisse. Devi sacrificare il tempo, devi buttare l'orologio. Vai. Ok, speriamo che sia una buona idea. 3, 2, 1, boom! Oh, ha funzionato! Dove siamo finiti? Cos'è sto postaccio? Mi piace. Un altro corridoio? Non lo so, è una buona idea, Luca. È qualcosa di strano, Espi. Non vorrei che fosse una gigantesca trappola. Oh no? Cos'è sta cosa? Un'altra combinazione. È il nome del coso. Ti ricordi? C'era la tomba del re. James II. Dai, è facile. Davvero? Re James II, mi pare. Sì. Oppure forse te? Il... Sì, hai ragione, il re James II. E adesso? Espi, è d'oro questa. Cosa c'è? La rubiamo, la portiamo a casa, la vendiamo. Magari se ci andiamo sopra, diamo il tesoro. Ok, 3, 2. Vado. Ma nemmeno il tempo di contarlo. Dove siamo finiti? Cos'è sta storia? Un altro corridoio ancora. Un altro corridoio, ma quella era una pressure plate d'oro, Espi. E l'oro? Ma ultimo solo una cosa. E l'oro porta cosa? Certo che questi antichi mai erano veramente fissati con i corridoi. Cos'è? Espi? Congratulazioni, ecco voi il sacro biscotto. Ma non è veramente lui? Guardalo. Ma non ci credo. Non vedo l'ora. Mamma mia, non vedo l'ora di sprilluccica scintilla. Dai, devo assaggiarlo io. Guarda, assaggio un pochino. Ma non tutto. Che cosa? Cos'è sta cosa? Ma tieniti, corri. Perché sei tappato qui? Perché sei tappato? No! Mi morirò felice. E con lo stomaco pieno.